Sì, il mio libro Insegnare ai tempi del coronavirus è una raccolta di riflessioni sul periodo del lockdown, su come la scuola e gli insegnanti soprattutto hanno trasformato la loro didattica. C'è stata un'evoluzione di emergenza che ha portato in evidenza molte problematiche della scuola, i vantaggi e i limiti della didattica digitale. E attraverso questa osservazione della realtà del periodo del lockdown ho cercato di evidenziare quali possono essere le risorse che il mondo digitale può portare alla scuola e invece quali sono i limiti che il digitale non potrà mai superare e appunto per cui la scuola in presenza si rivelerà sempre una risorsa irrinunciabile e insostituibile. Beh, diciamo che uso le parole di Thomas Carlyle che diceva che un libro è quella cosa che esige concentrazione. Per cui in tempi come i nostri, in cui l'attenzione è richiamata da milioni di elementi che distraggono, che portano via la nostra attenzione, il libro è quella cosa che ti obbliga a mantenere la tua concentrazione su un'unica cosa e quindi ti permette di riflettere. Forse è l'unica risorsa che abbiamo per rallentare, per ragionare e per riflettere. Allora qui cito la recherche, Habent sua fata libelli. I libri hanno il loro destino. I libri sono stati bruciati in passato, sono stati esaltati come la risorsa del futuro, sono stati maltrattati, sono stati esaltati. Diciamo che dall'inizio del Novecento si piange la morte del libro, ma il libro c'è ancora. E se c'è una risorsa che potrà portare il libro nel futuro è la sua capacità di renderci persone razionali, persone che sanno pensare, che sanno soprattutto mettersi in discussione. Se c'è una cosa che il libro ci insegna è che possiamo sempre imparare qualcosa di nuovo. E questo è l'apporto che può dare il libro al futuro. La cultura è fondamentale, soprattutto nella società dell'informazione. L'informazione è una cosa, la cultura è un'altra cosa. E appunto, ripeto, in un mondo che corre a velocità incredibili, e in un mondo in cui si perdono le conoscenze a causa di questa velocità, la cultura può tenere, diciamo, le briglie della nostra civiltà e portarla verso lidi molto, molto sereni. Cioè, la cultura è l'unica risorsa per restare civili e quindi dobbiamo tenerla in grande considerazione.